Buon salve a tutti, continuiamo con Tales of Vesperia, quindi facciamo la transizione. Eccoci qua, allora l'ultima volta è successo un casino di roba, per fortuna roba interessante, meno male, dopo metà partita finalmente qualcosa di interessante. Finalmente la nostra infermiera Estellise è diventata ufficialmente un'assassina perché ha ucciso Belius, il capo della gilda delle palestralle, e altri, non era che un Entelexeia, quelli che diciamo sono contro a lei, figlia del plenilunio che ha un potere considerato come veleno. E poi vabbè, Judith, la nostra Judith, vedendo la situazione, perché poi dopo la morte di Belius è diventata una pateglia, quindi veniamo a scoprire che la pateglia è, diciamo, quello che rimane di un Entelexeia. Quindi la pateglia che avevamo prima, quello chiaro cielo mi pare che si chiamasse, quello che avevamo trovato nella nave fantasma, apparteneva a un Entelexeia, non sappiamo chi. Però adesso non ce l'abbiamo più per colpa di Duke che l'ha fatto scomparire. E quindi proprio in quel momento con Belius che abbiamo scoperto la pateglia. E poi cosa è successo? Che la nostra Judith, infatti stavo citando Judith, stavo parlando di lei, fa la scelta che secondo me ha fatto bene, perché lei ha un obiettivo, lei vuole distruggere Blastia, perché c'è un motivo. Quindi appena... stavamo cercando di scappare su una nave e vedendo appunto che il Blastia della nave stava impazzendo per colpa della presenza della pateglia, lei cosa fa? Distrugge il Blastia, prende la pateglia e scappa via. E quindi noi adesso dobbiamo cercarla, almeno per avere chiarimenti. Adesso vediamo un attimo i dialoghi. Ah sì, dimenticavo, per via appunto di Belius, che era il capo Gilda, i membri della palestrale che sanno chi era il loro capo vogliono vendicarsi di Don, perché tutto è causato dal suo nipote, e quindi stava rischiando appunto una guerra tra le gilde. Però Don che fa? Si sacrifica dicendo: prendo io la responsabilità, uccidetemi. E infatti adesso lui non c'è più. Ma sì, nella live precedente abbiamo anche, tra virgolette, ucciso Cumore. Cioè praticamente non abbiamo fatto niente, è morto lui da solo nelle sabbie e noi non l'abbiamo aiutato. Diciamo che abbiamo dimenticato la corda per salvarlo. L'unico che è rimasto in vita tra i nemici, ovviamente Zagi, lo stalker, che adesso non lo stiamo più vedendo, meno male, e Yeager che era in combutta con Cumore. Solo che Yeager ha fatto franca e Zagi ancora non l'abbiamo visto e niente, però la situazione è così. Adesso noi dobbiamo cercare appunto Judith. Allora, se non sbaglio qui dovrebbe esserci la nostra nave, perché io prima di uscire dal gioco avevo messo, esatto, la nave qua. Ok, allora, io non so che strada devo fare, devo per forza prendere la nave e... Judith si trova tra le montagne di Temza, dove vivono appunto un sacco di critia, solo che non so dove trovarlo. Quello che cos'è? Dobbiamo dare un'occhiata, eh? Non credo che sia questo. Cos'è? Eh no, non è questo. Penso che ci andremo molto dopo. Il problema è che, a differenza appunto di Dragon Quest che ti indica appunto la zona dove devi andare, qui Sì, vero, qui non so neanche come raggiungere. Aspetta, abbasso il volume da me che è troppo. Ok. Da voi dovrebbe sentirsi tranquillamente. Oh, nuovo livello, fantastico. Dai, ha fatto bene. Oh, riprendiamo qua. Il problema è capire, vediamo un po' se c'è. Sinossi, battaglia, bestiario, mappa del mondo. Ah, si può vedere la mappa, ok. Noi dove siamo? Vola. Categoria. No, non posso volare. Un coso volo, c'è. Yongen. Ah, almeno vediamo un attimo dov'è Mantaic. Ok, allora forse dovremmo andare giù. Ah no, aspettate. Quella al centro è la nave, quindi la bandiera rossa è la direzione che dovremmo andare? No, aspettate. No, non è la direzione, siamo noi che siamo lì. Ah no, la nave lì è quella nave fantasma, ok. Allora... boh, non lo so, qui cos'è che c'era? La parte sopra. Ah, non lo dice? Dungeon, ok, lo dice, forse, non lo so. Ecco questo, maniera di stregate. Ah ok, allora non è qua. Allora è giù che dobbiamo andare. Giù, 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 giù. Penso che dobbiamo andare giù, dove c'era appunto il deserto, perché in teoria non dovrebbe essere lontano. Perché Judith conosceva il deserto, quindi vuol dire che lei abita lì vicino. Qui c'è la nebbia, questo che cos'è? Ah, prendiamo qualche oggetto, già che ci siamo. Meglio prenderci gli oggetti. Sto controllando che si veda bene, ok, si vede. Ok, proviamo tipo qua, tra le montagne, magari si può entrare qui? No, dobbiamo andare per di qua. Ah, qua è bloccato. Però qui posso. Bella domanda, dove devo andare? Perché c'era una zona in cui c'era un luogo ma non potevamo andare. Perché la caverna di Kados non possiamo più andare. No, c'è un altro luogo simile a quello che abbiamo visto prima. Tipo qua. Ah no, però quella è la caverna di Kados, quindi no. Perché di là c'è... come cavolo si chiama? Vabbè, lì è la caverna di Kados, quindi non possiamo. Perché poi in quel modo siamo andati nel deserto. Oh, fatemi vedere un attimo la mappa, mio Dio, che casino. Ok, noi siamo lì. Però non c'è un posto dove possiamo fermarci. Anche sulla spiaggia possiamo fermarci. A meno che non sia l'altra isola. Allora, proviamo ad andare a nord un secondo. Questa è Nordopolita. No. Tipo magari qua forse... Boh, non posso neanche andare qui. Oh mio Dio, dove devo andare? Allora proviamo ad andare a Nordopolita a questo punto, per forza. Il problema è che non ti danno indicazioni, cioè nel senso appena concludi magari il gioco così, nel senso ti fermi, poi dopo lo riprendi magari dopo una settimana, non ti danno indicazioni su dove devi andare, quello è il problema. Perlomeno nella Conquest 11 c'era appunto la sinossi, il riassunto, e quindi ti dice più o meno cosa devi fare, poi c'è anche gli indicatori in generale. Invece qui... boh, io devo andare a caso. Allora, proviamo ad andare alla caverna di Kados. Non so se è fattibile perché il percorso è bloccato, però... proviamo a rivedere. Intanto ci alleniamo un po' perché tra un po' anche gli altri arriveranno al livello successivo. Allora, vediamo se possiamo andare. Dubito, però proviamo un tentativo. Boh, sembra che possiamo andare. Intanto ricordiamoci la bottiglia sacra. Nuovo livello, nuovo livello, ok. Ah, devo combattere per forza. Che maniaco. No, ma secondo me questa non è la strada giusta. Ah, non è chiusa. Vabbè, dicevano che è chiusa, però boh. Proviamo ad andare lì a questo punto. Ok, siamo qua. Possiamo andare non qui, ma nel deserto. Ah, giusto, devo entrare e poi uscire. Che ci siamo, vendiamo robe. Allora prima acquistiamo, perché ho bisogno di dov'è? Bottiglia della vita, bottiglia sacra assolutamente, e poi vendiamo, perché abbiamo anche delle armi che non ci servono più, tipo questo no, questo no, questo sì, questo sì. Ok, allora, fatemi vedere le abilità. Allora, ancora lì, ancora lì. Ok, lei gli manca solo l'ente bellica. Ok, ultraguardia, fermezza, guardia critica, capriola, ultraguardia, capriola, grandi falcate e condivisione di esperienza. Cos'altro? Cavalleria. Ok. Allora, bottiglia sacra, proviamo ad andare. Cedi al deserto. Non abbiamo più bisogno dell'acqua, come potete vedere non c'è più l'indicatore, era solo per questioni di trama. Adesso noi siamo così forti che non abbiamo più bisogno dell'acqua, va bene. Proprio zero. Va bene. Allora, vediamo se mi ricordo bene la strada. Ok, qui è bloccata, però posso salire qua sopra e andiamo ad andare... Ah, non ho preso neanche il forziere qua, strano. Ok, va bene. Dovrebbe essere qua la strada. No? Strano. A meno che questo non sia il deserto quello normale, perché avevamo due deserti da superare. Forse questo è l'ultimo deserto, forse. Oppure no. Ah, accidenti, bottiglia finita, va bene. Ok, nuovo livello, ok. La bottiglia. Ok, lì è chiuso, quindi la direzione è per di qua. Esatto. Dovrebbe essere qua. Ok. Intanto curiamoci, salviamo qui sotto. Ok, andiamo di là. Meno male che lì c'è il teletrasporto, quindi... Ah, aspettate, ma questo qua soltanto al ritorno oppure posso andare... Così, solo per sapere. Ah no, uscita più vicina, no, no, no. Non ho neanche preso questo forziere. Cerchietto d'argento. Il deserto è immenso, mamma mia. Aspettate che mettiamo di nuovo la bottiglia. Ok, non è quella direzione, quindi... Non mi ricordo più, da questa parte forse? Sì, credo. Ok, poi c'era una zona qua, intorno al mondo esterno, con delle frane. Era da qualche parte qui. Adesso non possiamo andare, è perché ho sbagliato sicuramente, mi sa. Ah no, entra. Allora ho fatto bene, ho fatto bene. Ho fatto bene. Siamo arrivati, benvenuti sul Monte Temsta. Uff. Sono orme umane, giusto? E sono moltissime. Meno male che ho fatto bene, non ho perso tempo. Repetatassi delle rami sterminatrici? Loro oppure i cavalieri. I cavalieri ci sono sempre. Ma perché i cavalieri dovrebbero venire in un luogo del genere? Anche Flynn era alla ricerca di apatheia. Se questo giustifica la presenza delle lame sterminatrici, i cavalieri potrebbero essere qui per lo stesso motivo. Perché di colpo tutti si affannano per mettere le mani sugli apatheia? Era così luminoso e brillante, sono sicura che sia di inestimabile valore. Non abbiamo avuto la possibilità di farcelo spiegare da Don. Se Judy ci ragguagliasse su quello che sa, il cerchio potrebbe chiudersi. Judy, chissà se sarà disposta a dircelo. Non lo so, starà a lei decidere se parlare o meno. Naturalmente se deciderà di non farlo... Yuri... la fumiamo. Ragazzi, venite a dare un'occhiata, è incredibile! Wow, Monte Temsta. Che diavolo è successo? La montagna è stata rasa al suolo! Come è potuto accadere? Non gelo sul serio una città qui? Deve essere successo qualcosa durante la Grande Guerra, secondo me. Era qui 10 anni fa, ne sono certo. Ma non ho idea degli eventi accaduti in seguito. 10 anni? È molto tempo che ci facevi da queste parti? Questo verso sei tu, maniaca! Speriamo stia bene. Ma perché le dà della maniaca? Cioè, io proprio non riesco a capire il collegamento. È perché molesta i suoi Blastia? Cioè, quindi Blastia... Vabbè. Perché lei è così ossessionata da Blastia che magari veramente lei pensa che siano delle creature viventi. Che schifo. No, si immaginare da sola con i Blastia, beh. Affrettiamoci. Bello questo luogo. Un po' triste però. È ancora peggio da vicino. Non avevo mai visto una voragine così enorme prima d'ora. È possibile siano state cause naturali. È come se fosse esploso qualcosa. Un'esplosione. Esistono mostri in grado di generarle? Sì, ce l'hai dito di te, la nostra infermiera. Esistevano, ma ormai sono stati annientati. Cosa intendi per annientati? Quello che vedete qui è un campo di battaglia alla Grande Guerra. Ok, ho indovinato. Che cosa? Sul serio? Questo vuol dire che umani e Entelexeia hanno combattuto qui. Gli umani ne uscirono vittoriosi, ma i superstiti furono pochi. Le vicende dietro la Grande Guerra sono avvolte nel mistero. Neppure i rapporti ufficiali del governo forniscono molti dettagli sulla caduta. Ovvio, perché avranno insabbiato cose importanti, ovvero che le vere vittime sono di sicuro i Critia e gli Entelexeia. Perché abbiamo visto com'era Belius. Era una creatura molto gentile e cordiale, tanto che ha creato una gilda e si fida dei suoi membri, che talmente tanto che anche i membri portano tanto rispetto per Belius. È l'impero che sta nascondendo qualcosa. Secondo me i Blastia sono la cosa peggiore, perché se non sbaglio sono delle invenzioni. Quindi deve essere un'invenzione creata dall'impero per avere potere, secondo me, a discapito dell'Entelexeia, perché qui ci fanno passare Entelexeia come dei cattivi, no? Perché c'era Fyron che ha detto a Estellise: ah, sei il veleno, vergognati. E quindi tu pensi: ah, caspita, Fyron è cattivo. Ma secondo me no, non è così. Non è così. Quindi sono stati gli Entelexeia a ridurre le montagne in questo stato? Che potere spaventoso! E perché non hai visto l'impero che aveva anche l'Heracles? Caspita. La Grande Guerra, 10 anni fa. Ai tempi eri solo una bambina, Patty. Già. È la prima volta che sento di una battaglia avvenuta qui. L'impero ha tenuto la bocca cucita sulla vicenda. Hanno un'enorme quantità di segreti, ormai dovresti saperlo. Mi sembrava troppo strano che dei mostri avessero dichiarato guerra agli umani, ma... ciò che non volevano farci sapere è che quei mostri erano in realtà Entelexeia. Sembri piuttosto ben informato, Reven. Si apprendono le nozioni più disparate quando si vive così a lungo, ragazzi. Sì, come no. Come no? D'accordo, ora basta lezioni di storia. Siamo qui per cercare Judy. Bravo Yuri. Nel verso del mostro che abbiamo appena sentito. E se Judy fosse già in difficoltà? Judy sa badare a se stessa e non si arrenderà senza combattere. Vero, brava scemotta. Certo che no, e comunque sarò io a dare a quella dragomaniaca la lezione che merita. No, tu non la tocchi, non la devi toccare, perché tu sei la maniaca qua. Non permetterò a nessuno di battermi sul tempo. Deficiente, scassapalle. Sei una scassapalle. Affrettiamoci, tu non darmi ordini. Jinma Sensou te... Sei una deficiente, è per questo che non ci arrivi. E se avessero usato la figlia del plenilunio? Perché Estellise non è la prima. Forse per questo che l'impero teneva segregata Estellise. E la vogliono come appunto erede dell'impero. Per quel motivo lì... No, accidenti il mouse. Ok. Cioè la trama è interessante, è bella. Però come l'hanno messa un po'... Insomma, diciamo le vicende. Un po' così. Però la parte di Entelexeia è molto interessante. Ha preso un'abilità il nostro... Dov'è? Eccolo qua, carica attacco d'arte. Oh, fantastico. Vediamo un po' se ha già completato. Sì. Allora, cosa gli diamo? Alambicco, tempesta, schivata 2, catena, fuoco infernale, spiriti. Ma io direi questo. Gli altri... Ah, ok. Scassapale tra un po' fa lancio prolungato. E tra un po' il nostro Yuri avrà la felicità. Quella bella, quello che aumenta l'esperienza, i soldi, tutto il resto. Ma perché io non posso? Ma... E non posso, deve esserci per forza un potere. Ok, questo lo possiamo prendere. Ah, ormai niente, gelatina al limone ce l'abbiamo pieno, va bene. Ah, accidenti, levati! Che cavolo! Lo fanno apposta questi qua, a mettersi così in mezzo, a bloccarti la strada. Sai che si chiamano sti... Ale, orzo, soia, ma che razza di nomi avete? Devo uccidere la maga prima. Ah cavolo, mi sono avvelenata. Yuri, qualcosa non va. Stavo pensando alle parole di Judy, quando ha detto che Baul l'aveva salvato durante la guerra. Ma quindi qua quanti anni ha? Ah no, forse era piccolina, forse. 10 anni fa, sì. Quindi era piccolina, forse, e Baul l'aveva salvata. Mi sono appena reso conto che forse si riferiva alla Grande Guerra. Pensi abbia combattuto contro l'impero con il suo drago durante la Grande Guerra? Mi rattristerebbe se Judy fosse un nemico dell'umanità. Non è nemico dell'umanità, è nemica dell'impero che sta facendo qualcosa di sbagliato. Raven potrebbe saperne qualcosa. Tu hai combattuto nella Grande Guerra, giusto, vecchiaccio corvaccio? E come l'hai dedotto? Solo un testimone oculare potrebbe avere una conoscenza così approfondita della guerra. Quindi è vero, ma ci furono pochi superstiti, no? Proprio così, credevo che sarei morto anch'io al tempo. Ah, se fossi morto allora non sarei invischiato in questa situazione ora. Tu credessi essere morto? Che discorsi strambi! Hai mai visto Judy durante la guerra? No, se no se ne sarebbe ricordato. No, neanche per sogno, sarò anche un Don Giovanni, ma non guardo le ragazzine. Questa è un'ipocrisia, perché ci stavi provando con Rita Scassabale. Io poi non so come tu abbia avuto il coraggio, tralasciando l'età minorenne. Io non oso immaginare qualcuno che ci provi con una scassapalle del genere, perché ve lo distrugge le palle sta qua. Ve lo distrugge. Comunque che schifo per le ragazzine. Che... È un ipocrita perché ci stava provando. Santo cielo! Quindi possiamo affermare che Judy non abbia preso parte alla guerra. Magari è una delle vittime, no? Erano degli innocenti. Giusto, 10 anni fa avrebbe avuto 9 anni, era persino più piccola di me. Credo di non aver visto neppure Baul, e se fossero fuggiti dalla guerra? Quindi gli umani combatterono contro gli Entelexeia. Sì, esatto, ma ai tempi pensavamo fossero solo una razza di mostri particolarmente spaventosa. Wow, sul serio hai partecipato alla guerra, Raven? È fantastico, credevo che avessero combattuto solo i cavalieri imperiali. Ragazzi, un po' di dubbi, Magari quando crescerai ti racconterò qualche aneddoto. Ah, caspita, è avvelenata lei. Aspetta. Aiuto. Ok. Sarà un po' scemotta, però almeno un po' decente come personaggio, a differenza di altri. Io devo anche cambiare una cosa. Dov'è? Complice colpevole, io vorrei fare cani cavalieri, così. Aspirante della verità, guaritrice. Non c'è tipo killer per lei? Peccato. Avventura scalta, dama impassibile, giovane smemorata. Questo è bellissimo, te lo lascio. Vecchia spia, truffatore, vegliardo losco. Vecchia spia ti metto. Vigilante, ragazzicità vigilante, ti lascio. Questo ti lascio, mente razionale. Non c'è cretina tipo. Una maghetta insulsa. Oh mio Dio, che mi serve la bottiglia sacra se poi devo per forza combattere contro questi deficienti? Ma dai! E poi dopo non ha senso utilizzarli! No! Ah caspita, lei può usare gli oggetti, ma perché? Devo risistemare la strategia. Ok, finalmente. Allora, intanto sistemiamo la strategia perché c'è qualcosa che non va. Dov'è scemotta? Ma scusa, ma... Ho scritto non usare oggetto, perché libera... Perché lo usa, scusa? Che poi anche qua i punti mana usa il 50% e lei li usa tutti. Non ha senso. Mi sa che è buggata lei. Cioè, ho detto non usare oggetti e te li usi. Vabbè. Ok, finalmente ha avuto felicità 1. aumenta l'esperienza, felicità 2, aumenta i pc ottenuti e aumenta i gold ottenuti in battaglia. Oh, fantastico. Ricambiamo l'arma. Drago azzurro, ammazza orchi, squarta schiena. Gli diamo questo un secondo, così almeno. Ok, qua posso passare. Ok, tesoro mio. Fenice scarlatta 1 più 1. Vedere, vedere, vedere. Forza esplosiva, bonus CF. Lo usiamo dopo. Qui c'è qualcosa? No. Ah, siamo arrivati alla città. Wow, è completamente distrutta. Ma gli altri critia? Questa è una città critia. O quello che ne resta! Potrebbe esserci un tesoro nascosto da qualche parte. Che motivo avrebbe Judith per venire in un luogo del genere? L'ipotesi più probabile è che sentisse nostalgia di casa. Oddio, c'è qualcuno. Le lame sterminatrici! Judith! Judith! Siete voi! Maledetta! Avvisa Tyson e Nan! Ehi, nessuno alzerà un dito contro uno dei nostri! Se hai infranto le regole, saremo noi a occuparcene. Ora fuori dai piedi. Stiamo solo seguendo le tracce di un mostro. Ah, vogliono cercare Baul. No, 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 lasciatelo in pace. Questa storia non ti riguarda. No, ma le impazze, permettetemi di sistemarli. Hai ragione, sono una perdita di tempo provare a far ragionare gente della loro risma. Ma perché non... Cioè, nel senso, perché non farli svenire? Nel senso, li combattiamo, li facciamo svenire, li leghiamo, gli mettiamo qualcosa alla bocca per non parlare, così non vanno ad avvertire i loro capi, no? Ma insomma, ma il cervello lo sapete usare! Chiunque interrompa le nostre conversazioni è condannato a un lungo sonnellino. Andatevene subito o dobbiamo forse costringervi con la forza. Ma perché? Colpiscili! Ma dai! Sono dei deficienti i personaggi. Veramente, perché... Cioè, sei forte, abbastanza a sconfiggere questi tirapiedi. Tu devi anche parlare con Judy, quindi non sai quanto tempo dura. Lei è anche ricercata dalle lame sterminatrici perché vogliono uccidere un mostro, forse il suo amico Baul. Quindi perché non stanare quei due e legarli? Perché adesso lasciandoli vivi vanno lì ad avvertire. Ma sono dei due deficienti. Cioè sono dei deficienti, tutti quanti sono dei deficienti, tranne Rapido ovviamente. Ma gli altri, ma che cavolo, ragionate! Delle volte i personaggi sono veramente deficienti in questo gioco, ma veramente! Io non so che dire. Judith, mi avete seguito? Sì, siamo qui per sistemare la questione, per il bene della Gilda. Judith, raccontaci quello che sai. Perché hai distrutto il mio Blastia, qualsiasi informazione sulla pateglia e Entelexeia e il loro legame con Fyron? Tutto, perché ho bisogno di sapere. E anche se ormai sei una di noi, il tuo destino dipenderà dalle tue risposte. Punisci le ingiustizie, ricordo bene? Onestamente non sono sicura sia la scelta giusta. Ma siete arrivati fin qui, ormai siamo al punto di non ritorno. Seguitemi. Yuri, cosa intendevi riguardo il destino di Judy? L'hai capito, lui vuole ammazzare, ormai è diventato proprio un killer anche lui. Se c'è una lezione che Don mi ha impartito negli ultimi istanti di vita è che sono stato sin troppo accomodante. Da una parte infetta decidi prima che contagi il resto, anche se si tratta di un compagno, un Entelexeia o un amico. Quindi anche se si tratta di Flynn o Fyron, io voglio vedere se questo discorso, caro Yuri, funziona nel caso tu dovessi uccidere l'infermiera. Io voglio vedere se riesci, perché lì sarai veramente un ipocrita, perché non riuscirai veramente. Esatto, è la strada che ho scelto di seguire. Diventerò il vendicatore. Io? Caro, fallo ragionare, stai esagerando adesso. Che poi Don non è che gli abbia detto chissà cosa. Questo rapporto così non... Cioè, per questo è scritto male. Noi non vediamo un vero rapporto tra Don e Yuri. Non c'è stato un discorso. Avrebbero dovuto farlo. Anche la scelta di voler fare una gilda, avrebbero dovuto fare proprio un momento in cui Yuri e Don facessero un discorso insieme. Cioè, un così. Così veramente un po'. Sembra a caso. Carol, però comunque, nonostante sia fastidioso delle volte, anche scemino, però lui c'ha proprio una bella evoluzione, secondo me. C'ha ancora i dubbi, c'ha ancora le sue paure, però lui veramente si vede qua che sta crescendo. Lo vediamo più determinato. Ed è assurdo che fa più figura a lui, che è un bambino, piuttosto che gli altri personaggi. Piuttosto che Yuri, che è il protagonista. Perché Yuri è figo come personaggio, solo che non... c'è solo poco quello che si vede della crescita. La parte più bella è quello del, appunto, di essere un anti-hero, no? Quella è la parte più bella, il resto... Anche quella roba di donna, cioè, non è che si è visto così tanto il loro rapporto. A me bastano anche pochi dialoghi, ma almeno mostra. Questi qua avvelenano, questi nemici. Ma perché non riesco a colpire? Ok. Cos'è? Arco dinamico, fammi vedere. Allora. Ah, è vero, lui ha già finito. E cosa gli diamo? Esperto d'oggetti? Io direi questo. Qui niente. Mio Dio, non vedo l'ora di scoprire la verità. Guardia tribale. Ma io da che parte devo andare? Sopra? Ok, qui c'è un tesoro. Ah, Mimic. Bello resistente. Accidenti. Ok. Ok, dammi la bottiglia della vita, subito! Ok. È bello potente quello, intanto bottiglia della vita a lei. Non so perché lei utilizza gli oggetti, ma boh. Io ho detto che non può usare, però mi sa che è buggata lei. クリティア族の町があるってのは聞いたことあるが、どこにあるかは知らなかったな。私もテムザさんに会ったなんて。わざわざ山に町を構えるなんて、人目をはばかって引きこもってるみたいだよな。同族以外には大っぴらにしたくない理由があったのかもね。クリティア族は秘密主義なのじゃな。Forse è un'abilità, fatemi vedere. Non è che fosse esperto d'oggetti, eccolo qua, riduce il periodo. No, lancia tutto, consente di usare. Ah, ecco questo, no, glielo togliamo. Togli, 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 togli. E se no poi dopo mi spreca tutte le risorse, anche no, grazie. Ok, lì c'è il salvataggio cure, fantastico. Lavanda rossa, ok. Salviamo, dai, non vedo l'ora che la nostra Judy ci spiega tutto. Sapete già che questo luogo è stato teatro della Grande Guerra? Sì, vecchiaccio Corvaccio ci ha ragguagliato. La Grande Guerra scoppiò a causa di una tipologia di Blastia. Ah... Che cosa? Impossibile! I Blastia sono innocenti! Non si trattava di un Blastia reperibile effettuando scavi. Era stato costruito nella città di Temza, sfruttando una nuova tecnologia. Ah, ma che poi io non ho capito quella cosa di Blastia. Cioè, sono oggetti che si trovano oppure sono creazioni? So che erano collegate ai critia, però io mi sa che ho detto una cavolata perché ho detto che era l'impero. Quindi no, sono i critia che hanno creato i Blastia, credo. Però l'impero li ha scoperti, li voleva prendere per usare per i loro scopi. Vediamo un po' cosa che dice lei. Scusate. Era stato costruito nella città di Temsta, sfruttando una nuova tecnologia. Sto parlando dell'Hermes Blastia. L'Hermes Blastia? Non ne ho mai sentito parlare, oh mio Dio! Ed era una nuova creazione, dimmi di più, ti prego, lo voglio! Non credevo fosse possibile creare nuovi Blastia. I modelli Hermes erano ancora più efficienti nel convertire l'aer in energia. Erano destinati a rivoluzionare la tecnologia dei Blastia. Ma qualcosa non funzionò. I Blastia che adottavano le nuove formule Hermes consumavano massicce quantità di aer. Gli aercree iniziarono così a produrre aer in misura abnorme per compensare. Ah! Ma allora... Il motivo per cui all'improvviso l'aercree impazziva non è perché c'era appunto in giro l'Hermes Blastia, qualcosa del genere, perché ancora non si è capito come, perché all'improvviso impazzivano. Sarebbe stata la fede non solo dell'umanità ma della vita su questo pianeta. Proprio come è accaduto a Cave Mock nella gola di Kados, sarebbe un disastro se avvenisse ovunque. Gli Entelexeia compresero il pericolo costituito dagli Hermes Blastia prima degli umani e decisero di distruggerli, e hanno fatto bene. Ne originò un conflitto che si inasprì fino a sfociare nella Grande Guerra. Quindi gli Entelexeia hanno combattuto contro gli umani per salvare il pianeta. Eh sì. Ma perché non hanno spiegato agli umani la pericolosità di quei Blastia? Magari l'hanno spiegato e loro, ma no, io voglio usarli, perché magari sono scemi come Rita. A nessuna delle due fazioni importava il destino dell'altra. Non è mai corso buon sangue tra umani e Entelexeia, forse non c'è mai stato dialogo. O forse il motivo era un altro. Ma cosa c'entra questa storia con te, Judy? Mio Dio, c'è un scassapale che sta cagando. Qualcuno la fermi. Temza cade sotto i colpi inesorabili della guerra. La tecnologia degli Hermes Blastia sembrava persa per sempre, e invece no. Aspetta, vuoi dire che esistono ancora modelli Hermes funzionanti? Esatto. Nella dimora di Ragù, sulla collina di Emerald a Gasparos per non parlare del Ceres Blastia sulla Fierzia. Il nuovo Ceres Blastia era un Hermes Blastia. Quindi ha iniziato a distruggere Blastia al posto degli Entelexeia. Ok, lei non è che distrugge tutti i Blastia, lei distrugge quelli pericolosi, ovvero gli Hermes. Perché avrebbe senso, perché quello vecchio del Ceres... lei non l'ha toccato, non aveva motivo, ma invece quando la Kaufman ha messo uno nuovo abbiamo scoperto, grazie appunto alla pateglia, che quello era un Hermes Blastia. Oddio, sta cagando. Avresti potuto dircelo? No, 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 no. Ha il diritto anche di non dirtelo, aveva le sue ragioni. Perché mai avrebbe dovuto fidarsi di te, scassapalle? Perché sei tenuto nascosto? Volevi salvare il mondo da sola? Sei davvero così stupida? Lei non è arrabbiata perché sta facendo le cose da sola, quindi avrebbe bisogno di un amico. No, no, no. Scassapalle è arrabbiata perché ha tenuto nascoste le informazioni che lei vuole. Non gli importa niente delle persone. Fatevene non ha ragione, non ha mai dimostrato di pensare alle persone, no, mai. Perché poi magari mi dite, ma no, ma a lei importa di Estellise? No, gli importa solo che ha dei poteri, perché guarda caso ha iniziato a importarsi di lei solo quando ha scoperto appunto che a lei non serviva un Blastia, cioè i poteri simili a Blastia, e quindi a lei importa di quello. E lei in questo momento è arrabbiata con Judy perché lei aveva delle informazioni e a lei ha tirato pure quel discorso, no, ma non puoi fare le cose da sola perché sennò, oh mio Dio, rischi, cioè noi siamo i tuoi amici. È una falsa, è una falsa. Che succede? Baul! Baul! No! Ma quello come attaccava, scusate, così, ma cos'è? Nan! Abbiamo trovato il nostro obiettivo, a quanto pare. Ecco, questo è tutta colpa di Yuri e degli altri che non hanno fermato appunto quei due deficienti delle lame sterminatrici. Se loro avessero stanato quei due legati, imbavagliati, loro non avrebbero saputo dove si trovasse Baul. Ringraziamo Yuri per questo casino di cui non si passa. Sei una persona, giusto? Come puoi ergerti a difesa di un mostro? Voi siete mostri. Non vi è arrivata la notizia? Nessuno alzerà un dito contro uno dei nostri. Non lo tollereremo, anche se si tratta di te, Nan. Eravamo in mezzo a una conversazione qui, fuori dai piedi. Ecco, conversazione. Cioè, lo vedete? Lei interessava solo alle informazioni. Lei si è arrabbiata solo per questo, perché voleva avere più informazioni. Non è che sta dicendo di altre cose. Lei ha parlato solo di informazioni. Cioè, non ha detto una frase tipo ehi, lontanatevi qui che stiamo cercando di conciliare con un nostro amico. No! È sempre così, conversazione, informazione, a lei interessa solo quello. Questi ragazzi sono incorreggibili, dei furfanti patricolati. In genere non amo sporcarmi gli abiti, ma... ragazzi... le lame sterminatrici ora danno la caccia anche alle persone. Ecco, vedete le differenze? Gli altri sono più per proteggere Judy, invece Scassapalle no. La protegge solo per avere informazioni. Se no, se Judy non sapesse, a lei non gliene importerebbe niente. Fidatevi, è così. Almeno questa è la percezione che ho di questo personaggio, tralasciando che sia una Scassapalle. Quello che noto è solo questo. Non vedo umanità in lei, nel senso di pensare anche alle persone. Lei pensa solo ai Blastia, alle sue formule e basta. Chi si accompagna a un mostro non ha il diritto di definirsi una persona. Oh, esagerato. E chi uccide le persone invece? E te con quel cappuccio strambo? Te... Carol, hai dimenticato il credo delle lame sterminatrici? Fatti da parte. I mostri sono il male e le lame sterminatrici hanno il dovere di estirparlo. Ma gli Entelexeia non sono malvagi. Hanno combattuto per salvare il mondo. Non lasciarti ingannare dai loro discorsi sul credo. Sono dei deficienti. Sono in missione e sono qui per l'apatheia. Siete irremovibili a quanto pare. Se non avete intenzione di spostarvi, non ci lasciate scelta. Judy non fa parte del gruppo. Forma un gruppo che la include. Ok, per favore. Sì, 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 sì. Finalmente il ritorno di Judith. Ok, questa qua ci mettiamo. Sì, io direi tenerci loro, dai. Ok, boss. Vediamo che livello sono. Dov'è l'ente? 39! Dio Dio, 10 livelli sopra. Invece lei? Lei niente. Di sicuro anche l'altra è 39. Io direi di uccidere prima lui. Sì, 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 oltre il limite, ce l'ho anch'io. Accidenti. Ah, lei ha perso! Ah, fantastico, godo, muori! Arte mistica! È vero, esistono le arti mistiche! Come si fa? Perché a me non me l'ha insegnato? Perché? Sono anche avvelenato! Quant'è? Ok, metà. Ok. Avete commesso un grave errore. Fantastico. Perché dici fantastico se ancora non è morto? Ok. Mio Dio. Come la sai cosa? Non chiedere scusa, razza di deficiente. Allora, fatemi vedere. Il mouse ovviamente, lo sapevo io. No! No, io devo vivere! Devo assolutamente vivere. Veloce! Ma che cavolo, pensaci te a resuscitarmi. Grazie. No, anche lei, la guarigione. No, bisogna uccidere lei. Lei può... Allora, devo usare... No, bisogna uccidere lei, sicura. Allora, te ti curi. No, bisogna picchiare prima lei, che cavolo, non sapevo che sapesse fare cure di guarigione. No, scappare, brutta deficiente, mi ricordo. Ok, allora fatemi vedere lente, così almeno la togliamo dai piedi. Ok, 38, manca poco. Ok, lei è andata. Porta anche lui. Ok. Ho avuto anche un achievement, prima volta. Allora... Ripessi a PV massimi, no, difesa, attacco fisico. Ah, caspita, lei non può fare sorbetto. Nuovo livello, nuovo livello, nuovo livello, nuovo livello. Ok. Fantastico. Nan, mi dispiace, sei una cretina. Io li avrei presi, buttati fuori dal coso lì. Allora, prima di andare di là dentro voglio vedere un attimo qui. Esatto, qui c'è qualcosa. Blu perpetuo per scassapalle. E qui c'è un altro tesoro. Oh, cane demoniaco, fantastico. Ma la tedesca com'è che si fa? Non me l'ha insegnata nessuno! Io vi giuro, le arti mistiche anche negli altri giochi che un sacco, non li ho mai capiti come funzionano. Non so neanche come si attivino. Giacca di piume, allora. A lui manca poco, ok? Ok, lancio prolungato, lei l'ha già fatto. Allora, abbiamo avuto blu perpetuo. Direi questo. Ok, poi... No, devo vedere arti, ecco qua. Se c'entra questo, lancia di luce, ritorno sonico. Arte arcana, però... Mi fa vedere le informazioni. Dettagli abilità. Boh. Usa arte. Arte esplosiva. Spera attacchi multipli mentre esegui una giravolta in aria. Ma non lo fa. Lancia di luce. Io c'ho anche cane demoniaco. Ok, lì c'è Baul. Che sta succedendo? Per favore qualcuno tenga ferma l'infermiera prima che uccida anche questa povera bestia. Baul si sta evolvendo in un Entelexeia. Oh mio Dio! Sembra sofferente. Non lo dire che sennò questa pazza uccide. Baul, coraggio. Vuoi farcela? No! 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 Tiragli uno schiaffo, sta deficiente! Cioè, ma non ti vergogna avvicinarti, sta lontano! No! Vorrei poter curare le tue ferite, ma non c'è nulla che possa fare. Infatti, tienila lontana, sta deficiente! Il mio potere è veleno per te, vero? Sì, sì, sei il veleno! Sei un'assassina! È il veleno. Io adesso trambollarla che la chiamo veramente veleno assassina infermiera. Il tuo potere non è quello di curare le ferite, veleno. Che vuoi dire? Non ricordi le parole di Belius? Belius è stato solo gentile. La compassione verso il prossimo. I tuoi pensieri stanno giungendo fino a Baul, ne sono sicura. Possiamo solo sperare che vada tutto per il meglio. Accidenti, no, fatemelo vedere, voglio vedere com'è Baul. Incredibile. Fatemelo vedere. Sapevo che ce l'avresti fatta. Il tuo socio si riprenderà a quanto pare. Sì. Grazie a tutti per avermi aiutato a proteggerlo. Non ci sarei riuscita senza di voi. Sei dei nostri, non potevamo non aiutarti. Giusto. Ma è bellissimo, è così gigante. No, Judy, ferma. Non lasciare che lei lo tocchi. Dio mio, qualcuno la fermi. Deve sempre toccare lei, qualunque cosa. Non sta mai ferma. Ma almeno chiedi il permesso, no? Cosa ti avevo detto, sei riuscita a comunicare con lui. Mamma mia, Judy è troppo buona. E questo è il problema, Judy è troppo buona. Cosa cavolo ridi te, assassina? Forse potresti riuscire a comunicare anche con Fyro. Io vorrei che Fyro la uccidessi. So che non succederà, ma veramente. Vuoi andare a incontrarlo? È una decisione che spetta al veleno del mondo. Sì, lo incontrerò, è lo scopo del mio viaggio dopo tutto. No, il tuo scopo è quello di diventare l'assassina. Sono sicura che ti uccidesse. Mio Dio, faremo festa se la uccidesse. Non mi importa, la mia decisione era irremovibile. Non passerà molto prima che le lame sterminatrici mandino dei rinforzi. Che ne dici di levare le tende prima che arrivino a rovinare la festa? Purtroppo c'è solo una strada per tornare indietro. Siamo destinati a incontrarli. Ma il cielo è sgombro. Che vuoi dire? Salite in groppa, voleremo fino alla Pierzia. Riprenderemo la discussione al nostro arrivo. Ma che bello che è! Il nostro Baul è cresciuto. No, vabbè. Cioè, lo sta portando in aria. Eh sì, ma che figata. Baul numero 1. Secondo personaggio migliore. Oh mio Dio, Judy, Judy. Muovi, immaginate che adesso Estellise il veleno la cura e poi lei muore. Mio Dio, veramente sarebbe il colmo. Dormi, deve essere esausta e ci credo. Sì, è crollata all'improvviso. Non me l'aspettavo. Scommetto che ha vegliato su Baul per tutta la durata dell'evoluzione, probabilmente solo mancanza di sonno. Purtroppo non poteva sapere quando le lame sterminatrici avrebbero attaccato. È ricorsa a tutto il suo coraggio, ma ormai era allo stremo delle forze. È la migliore, veramente. È così ottusa, non è in grado di esprimere i suoi sentimenti. Secondo voi questo discorso vale per Judy? Oppure vale per Scassapallerita? Sei tu che non sai esprimere i tuoi sentimenti perché non sai cos'è, quindi chiudi il becco, Scassapalle, testa di cazzo. Sono lieta che siamo riusciti ad aiutarla. Finiremo la nostra chiacchierata domani mattina. Ora lasciamola riposare. A dirla tutta, anch'io avrei bisogno di una bella dormita. No, non è vero. Non ha dato problemi. Mio Dio, non è mica. Cioè, lei non è scappata mentre che i suoi cavalieri ci hanno imprigionati. Lei sapeva che noi saremmo riusciti a scappare. Ha solo deciso di distruggere in quel momento perché sennò rischiavamo di morire. Magari esplodeva quel Blastia. Quindi basta trattare male Judy. Capisco la rabbia che non vi ha parlati, però che cavolo. Stai pensando a Judy? Sì, mi chiedo come dovremmo comportarci con lei. Chiedete più informazioni. Se lei si rifiuta, allora capisco la rabbia. Se lei vi dice tutto, basta, la perdonate. E chiedete non mentirci mai più. Siamo una gilda, siamo una banda. È indubbio che abbia infranto le leggi della gilda e ci abbia traditi. Ho sempre pensato che la rigorosa osservanza delle regole di una gilda sia ciò che la tiene unita, che non ci sarebbe stata nessuna eccezione, nessuna clemenza per chi le infrange, ma si è comportata così per salvare il mondo. Vedi, cioè, allora non arrabbiatevi con lei. Judy distrugge i Blastia perché è consapevole che sia la cosa giusta da fare, anche a costo di inimicarsi le persone. Allora, se sai queste cose, allora perché c'hai questo dubbio di dover, appunto, come posso dire? Cioè, perché all'inizio aveva il dubbio, cioè, non cosa devo fare, Judy non sarà impunita, bla bla bla, e adesso va a dire queste cose, guarda. Yuri, mi sa che tu hai preso la stessa malattia che ha la nostra infermiera veleno, ovvero l'indecisione, la confusione in testa. Esatto. Judy non aveva cattive intenzioni quando ha infranto il nostro regolamento. Esatto, se l'ho capito io. Sì, ora lo so. Voglio confrontarmi con lei e rifletterci ancora, prima di decidere come comportarci. Guardate che ho ricevuto un'email. Sto vedendo una cosa. Davvero? Forse se diventassi più risoluto anche Nana inizierebbe a darmi ascolto. Ok, eccomi, scusate, mi è arrivata un'email. Ecco qua, veleno, veleno del mondo, vieni qua. Oh, Yuri, eri assorta nei tuoi pensieri, non volevo disturbarti. Da quando ho causato la morte di Belius e senza averne l'intenzione, avverto la necessità di comprendere cosa significhi essere la figlia del plenilunio, così da prevenire simili incidenti. Ho sempre pensato che fosse un mio dovere saperlo. Ma dopo ciò che è accaduto a Belius, sì, è colpa tua, sei il veleno te. Funziona così per tutti, impariamo dai nostri errori, ma e più sbagliamo più impariamo. Sì, ma il suo errore è stato enorme, ha ammazzato qualcuno. Anche tu, Yuri. No, 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 io sono a posto. Sono solo deficiente delle volte, quindi è colpa tua. Certo. Forse se avessi saputo tutto sin dal principio non avrei commesso i miei sbagli. Non hai avuto la voglia, sei rimasta lì, confusa su tutto, e non ascolti perché Belius te lo stava dicendo, no, non usare, tu l'hai continuato perché pensavi, ah caspita, io ho questo potere, io sono l'infermiera, io devo curare qualsiasi cosa. E ricordiamoci che a lei piace anche curare le porte, ha un'ossessione per curare. Solo una cosa posso assicurarti, che sei il veleno del mondo. Cosa? Sei il veleno del mondo. Forse non avresti sbagliato, ma senza errore la vita sarebbe una noia mortale. Ma chiudi il becco, Yuri, troppo buonista sei. Probabilmente hai ragione. Gli errori capitano, però il suo è un errore grosso. Non la perdonerò mai per aver ucciso Belius, anche se l'ho conosciuto solo per pochi minuti. Un uomo non più nel fiore degli anni ha sempre il diritto di dire la sua? Di che ti lamenti, vecchiaccio corvaccio? Senti l'estate e avanza? Riguardo il discorso di Judith sugli Hermes Blastia. Dei Blastia creati con tecniche speciali prima della guerra sono ancora funzionanti. Sai cosa significa? Un superstite della grande guerra deve aver costruito il Blastia o la tecnica per realizzarli. E se avesse deciso di usare Blastia pur nella consapevolezza di nuocere al pianeta, quella persona sarebbe un vero criminale. E tu lo sai, vero? Corvaccio vecchiaccio? Vecchiaccio corvaccio, non dirmi che... Non pretendermi io trascorso la gioiezza tranquilla, sempre solo sulla retta via. Se... non ti credo. Non potrei mai arrivare a tanto, neppure al mio giorno peggiore. Se... non ti credo. Ehi, ho voluto vedere se ci saresti tradito, non ti ho ancora inquadrato del tutto. Ma che delinquente ti insegnerà ad avere più rispetto per gli anziani. Non cadere in acqua. Oh, starò attenta, Yuri, il mondo è sterminato. Vero, anche volassimo in alto nel cielo non riusciremo mai ad abbracciarlo nella sua interezza con lo sguardo. Per mondi così estesi è normale che esistano molte cose che ignoriamo. In questo senso potrebbe non fare troppa differenza se riacquistassi la memoria o meno. Stai dicendo che non sarebbe un dramma se non la recuperassi? Sto dicendo che non sono l'unica a sentirsi inquieta e angosciata perché non conosce la verità. Ognuno ha le sue preoccupazioni, persino tu e il veleno del mondo. È questo che pensi? Non è il motivo del vostro viaggio? Non è il motivo per cui Judy è tornata? E non è il motivo per cui anche tu sei qui? Non voglio stare da sola. Apprezzo la tua schiettezza oggi. Io sono sempre schietta. Sei sicura? Beh, forse è vero. Mi sta cominciando a darmi simpatia questa bimbetta scema. Per il momento. Oh, non mi dire che Scassapalle sta spiando. Ah, scusate. Devo vedere una cosa. Allora, salviamo. Ho avuto un messaggio, ma sto avendo problemi con i pacchi. Grazie. Meno male che c'è Rapido che sta controllando, perché sennò chissà lei cosa stava per fare. È il nucleo del Ceres Blastia distrutto da Judy? Esatto, la formula incisa è diversa rispetto ai normali nuclei. Diceva la verità a quanto pare. Ha sempre affermato di non essere in grado di mentire, d'altra parte. Scoprire che la nuova tecnica a cui hai dedicato anni e anni di ricerca è il nocivo per il mondo. Non posso immaginare cosa abbia provato l'inventore della tecnica Hermes. Cosa avresti fatto al suo posto? Lei avrebbe continuato. Se avessi scoperto che nuoceva la terra avrei provato a correggere qualcosa. Certo, non me ne sarei andata a spasso a distruggere i Blastia. Ovvio. Ovvio, se i Blastia sono importanti. Cosa? Niente. È solo una cosa tutto così complicato. Avrei potuto cancellarla dall'universo e non pensarci più. Ma chiudi il becco, sei solo patetica. Dorme profondamente e lasciamola riposare ancora. Yuri! Buongiorno Yuri! Buongiorno! È una giornata meravigliosa, ma mentre noi siamo qui, l'aer è fuori controllo e il nostro mondo potrebbe essere sul punto di collassare. È vero. Judy! Bene, sembri tornata in perfetta forma. In passato queste fluttuazioni di aereo non hanno mai inciso negativamente sul nostro mondo. Alcune creature salvaguardavano l'equilibrio percependo i cambiamenti del flusso di aereo. Creature come Fyron e Baul, ovvero gli Entelexeia. Quindi gli Entelexeia assicuravano il corretto livello di aereo. Sì, l'avete visto, no? Per secoli gli Entelexeia hanno regolato l'aereo. Eroi. Ma nulla hanno potuto nei confronti del notevole incremento recente. L'incremento causato dagli Hermes Blastia, motivo per cui hai girato il mondo distruggendone il maggior numero possibile. Esatto, era la mia missione. La strada intrapresa insieme a Baul a cui devo la mia stessa vita. La strada intrapresa. E ora molti danno la caccia agli Entelexeia per impossessarsi degli apatheia, complicando ancora di più la missione degli Entelexeia. Perché questa folle brama di apatia da parte di tutti? Temo di non avere una risposta. Accidenti. L'aer assorbito da un entelexia si condensa nel suo corpo con il trascorso del tempo. Ah, per l'aer, perché è solido, quindi c'è più potere. Quando la creatura muore, l'aer condensata assume la forma di un cristallo, una pateglia. E tutto ciò che so, forse Fyron potrebbe gettare ulteriore luce sull'argomento. L'apatheia sono cristalli di aria concentrato. Se fosse vero, l'energia potesse essere estratta dall'apatheia, rappresenterebbero una fonte di potere impressionante. Ma è possibile? Non lo so. Ma intaccando non si conterrebbero le persone desiderose di impossessarsene. E sicuramente qualcuno cercherebbe di sfruttarli per le ragioni sbagliate. Perché non ci hai raccontato tutto sin dall'inizio? Perché come poteva fidarsi di voi? È vero, ci saremmo risparmiati parecchie tribolazioni se ti fossi confidata con noi. C'era Rita Scazzaballe, come poteva fidarsi di voi? Vaio? Anche se vi avessi messo al corrente, c'è un aspetto della storia che non sarebbe cambiato. Di cosa parli? Mi ero recata a Eliord perché Baul aveva avvertito una perturbazione nell'aer. Le perturbazioni indicano in genere la presenza di un Hermes Blastia. Oh mio Dio! Lei è un Hermes Blastia. Però lì non mi sono trovata di fronte a un Blastia, ma una persona. Non era mai accaduto prima. Allora avevo indovinato una Blastia vivente, la peggiore. Quindi non stavi cercando il veleno del mondo quando ti sei recata a Eliord. Eppure per qualche ragione Baul percepiva il veleno del mondo come un disturbo nell'aer. Dovevo scoprire perché, in nome di quella strada che ho deciso di intraprendere. Uccidiamola, facciamo finita. Così nessuno la prende, no? È stata allora che Fyron è apparso per la prima volta. Sembrava avere le idee chiare sull'identità del veleno del mondo. La mia missione era distruggere tutti gli Hermes Blastia. E adesso devo uccidere anche te. Tuttavia era ovvio che l'infermiera non fosse un Blastia. Dovevo esserne assolutamente certa. Quindi ho stretto un patto con Fyron, che ha consentito a concedermi del tempo. Vuoi dire... Se avessi scoperto che la sua esistenza rappresentava una minaccia troppo grave, in quel caso l'avrei uccisa. Oh, non mi toccare, maniaca. Non mi toccare. Aspetta, che scassapalle, testa di cazzo. Calma, mi sembra ovvio che Judy sia giunta a una conclusione diversa. D'accordo, giusto. Secondo Belius tu possiedi un animo compassionevole. Se riuscissi a comunicarlo a Fyron in qualche modo, forse capiresti come agire. Ma ormai non hai più motivo di incontrare Fyron. Questa cerca in tutti i modi di fermare. Cioè, lo vedete che, dato che lei sa che è un Blastia vivente, lei vuole tenersela tutta per sé, perché sa che Pyro la ucciderebbe. Ma che cavolo, l'ha detto più volte l'infermiera che vuole andare. Smettila di modificare i suoi ricordi, così manipolarla. Cioè, basta, scassapalle, veramente, hai rotto. Andate ora. Sappiamo che sono gli Hermes Blastia all'origine di tutto. Lei proprio non ha capito perché lei vuole andare da Fyron. Lei voleva avere risposte sulla figlia del plenilunio, quello che è. Cioè, io veramente odio questo gioco. Lo capite perché lo sto odiando? Lo capite? No, vabbè, io sto esagerando, questo è un capolavoro. Avete ragione voi. Sarà sufficiente assicurarsi che gli apatia non cadano nelle mani sbagliate. Voglio comunque incontrare Fyron. Voglio ascoltare cosa ha da dirmi. Ma... ti prego, cerca di comprendermi e non rompermi più le scatole, scassapalle. Ho bisogno di conoscere meglio me stessa e di assumermi le responsabilità di ciò che realmente sono. Certo. Mi dispiace, Yuri, forse non è ancora il momento di decidere cosa fare con Judy. Ma l'ha perdonata, ha detto tutto, basta. Prometto di non andarmene fin quando la questione non sarà sistemata, per usare le vostre parole. Anch'io ho bisogno di assumermi le mie responsabilità. Sì, ma non è che ha fatto chissà cosa, mamma mia. Andiamo a trovare Fyron. Finalmente stiamo per raggiungere uno degli obiettivi principali di questo viaggio. E meno male. Quando avremo finito ci occuperemo del resto. Al centro delle sabbie di Kogor si erge un picco roccioso. È lì che vive Fyron. Baul può condurci su quel posto. D'accordo, muoviamoci. Aspettiamo da troppo questo incontro. Io sono in grado di comunicare con Baul, ma prima dovete sapere alcune cose. Ovvero, Baul può atterrare solo in spazi aperti e sgombri da ostacoli. Non aspettatevi di poter approdare sul crinale di una montagna oppure all'interno di una stretta gola. Può atterrare sull'acqua? No, niente acqua. Sul sedere, pure all'area di un provetto nuotatore. Come no, fonderebbe come un sasso. Oh, chi l'avrebbe immaginato? È per questo che abbiamo la nave, no? Esattamente, quando avrete necessità di attraversare l'oceano, avvisatemi. Baul potrà calare la nave in acqua per noi. D'accordo, ma come faremo se volessimo rimetterci in volo? Sarà sufficiente usare il corno di Baul per richiamarlo. Il corno di Baul e non serve altro? Nel cervello di ogni Entelexeia esiste un'area specifica che serve a mettersi in contatto con il potere speciale posseduto dai critia. Ah, quindi possiamo metterci in contatto in quel modo? Esatto. Ok, abbiamo il corno di Baul. Che bello, premi per richiamare... Ok, va bene. Wow, che figata, finalmente possiamo volare. Intanto guardiamo il dialogo. Ok, allora io vado un secondo in pausa e arrivo. A fra poco.